Dottore Trubia, riprende a pieno ritmo la vaccinazione per le terze dosi e anche per le altre al Lab di Caltanissetta al CEFAS. Quindi dal 1° dicembre cosa farete? Dal 1° dicembre hanno la possibilità di prenotarsi per accedere alla vaccinazione tutti i soggetti a partire dai 18 anni, per cui la platea si allarga con i 18-39 Quali saranno le modalità di prenotazione? anni. Si prenoteranno sempre tramite lo stesso portale che abbiamo utilizzato appunto per le dosi precedenti, quindi su Sicilia Coronavirus, si accederà previa prenotazione. Perché? Perché stiamo sostanzialmente registrando un aumento esponenziale del numero di accessi. Nei giorni precedenti abbiamo somministrato anche 670 vaccini in un'unica giornata presso quest'hub a Caltanissetta. Gli orari rimangono invariati dalle 9 alle 19, dal lunedì alla domenica. Dottore, l'importanza della terza vaccinazione. Assolutamente importante proteggersi. Abbiamo la nuova variante, la variante Omicron. L'unica arma che abbiamo è quella della prevenzione primaria, per cui vacciniamoci, trascorsi 5 mesi, vacciniamoci tutti al fine di implementare la nostra forza immunitaria per appunto contrastare il virus. È passata anche a 5 mesi il tempo di vaccinazione, non più 6 mesi. E soprattutto coloro i quali che sono stati vaccinati con AstraZeneca adesso. Attualmente ricevono un vaccino ad mRNA, per cui si va in eterologa. Stiamo somministrando in prima e terza dose Moderna, in seconda dose Pfizer. Dottore, coloro i quali invece hanno avuto il Covid, quanto tempo deve passare per la prima vaccinazione, che sarebbe una vaccinazione di richiamo? Sempre il Ministero consiglia minimo 3 mesi, devono decorrere minimo 3 mesi, comunque entro i 6 mesi è consigliabile appunto somministrare l'ulteriore dose di vaccino. La validità dei titoli anticorpali. Assolutamente il Ministero non consiglia di fare il titolo anticorpale per il semplice fatto che non è un titolo, sono delle unità arbitrarie, per cui bisogna sottoporsi alla vaccinazione fidandosi della scienza, trascorso il limite temporale, appunto comunicato, dalla comunità scientifica, dalla comunità tecnico-scientifica per la riduzione dell'immunità.